Simona Stolfi, il Movimento 5 Stelle lancia la sua campagna elettorale con il candidato sindaco appunto Simona Stolfi. Intanto, ecco, come mai questa discesa in campo? C'era bisogno di presentare anche su Silvi un bel gruppo di persone che potessero in qualche modo tentare di portare questo valore, questo tipo di valore sul territorio silvarolo. Siamo consapevoli della differenza che le amministrative hanno, soprattutto alla luce del fatto che i nostri avversari si presentano numericamente molto più forti di noi. Noi corriamo con una sola lista per scelta di coerenza, per scelta del movimento. Automaticamente sappiamo che alle amministrative si fa tutto molto più duro, anche per delle dinamiche relazionali che chiaramente sul territorio vengono fuori ed emergono in fase di consenso. Nonostante questo, la base da cui partiamo è solida e ci dà l'entusiasmo giusto per partire. In uno o due elementi, quali saranno le fasi di maggiore rottura rispetto alle amministrazioni passate di Silvi? Abbiamo, diciamo, parlato con molte persone. Quello che è stato riportato da tutte le parti sociali e dai cittadini che abbiamo incontrato e che continueremo ad incontrare è sicuramente la necessità di un dialogo fra le istituzioni e i cittadini, che in qualche modo è venuto a mancare in questo periodo, un po' perché Silvia è stata anche commissariata, quindi viene da un periodo di commissariamento, e in parte perché probabilmente la classica politica non ha, una volta arrivato al potere, perde un po' di vista l'importanza del cittadino, della sua vita quotidiana e quindi del territorio in senso stretto. Quindi sicuramente l'ascolto dei cittadini. Un altro tassello importante che ci è stato chiesto da tutti è quello di riguardare Silvi e riportarla ad un decoro che aveva in passato e che ora non ha più per tantissimi motivi. Vogliamo dare attenzione quindi all'aspetto estetico e della sicurezza del viale, senza trascurare le contrade e Silvi come borgo marino antico, che è il nostro centro storico ed è di una bellezza e di un'importanza fondamentale nel rilancio a sistema di tutto il territorio silvarolo.